Trarre finanziamenti dell'Unione Europea in momenti in cui si fanno questo è particolarmente importante. Presidente Vasai, quindi questo report che riguarda l'agricoltura può far sorridere anche l'amministrazione provinciale, che ovviamente poi ha curato le pratiche e quindi anche la distribuzione di questi finanziamenti. Sì, è importante, direi non era scontato, in quanto sappiamo quanto è difficile reperire i crediti da parte delle aziende. Siccome c'è una compartecipazione, insomma, vedere che nonostante tutto, nonostante il clima non positivo per il credito, le nostre aziende continuano ad investire, i numeri sono importanti, continuano ad essere importanti. Sicuramente il rafforzamento delle aziende, dei sistemi di produzione, del lavoro in azienda è fondamentale per affrontare il futuro, che io sono convinto per le nostre aziende, per le aziende locali, sarà un futuro sicuramente di difficoltà, come oramai siamo abituati ad avere in agricoltura, ma non solo, però qualche spiraglio in più degli altri settori io lo vedo. Avremo sempre più bisogno di prodotti vicini a casa, che non interessano solo più l'ortofrutta ma anche il resto, insomma, questi prodotti si ottengono se si lavora la terra e noi vogliamo che nel nostro territorio si continui a lavorare. Professore Contini, facciamo capire anche l'entità numerica di questi contributi che sono arrivati nel territorio. Ma è un'entità importante perché supera i 60 milioni di euro nel periodo 2007-2012. Ed è questo dato è particolarmente rilevante proprio se si tiene conto anche degli anni di crisi che abbiamo, purtroppo stiamo passando. E questa è solo una parte, perché sono dei cofinanziamenti e possiamo stimare quindi che questi 60 milioni di euro corrispondano di fatto a investimenti nel nostro territorio intorno ai 100-120 milioni di euro complessivi. Sono dati importanti che permettono di riqualificare la nostra agricoltura attraverso investimenti in macchinari, in strutture, penso alle cantine, penso anche agli agriturismi, ma anche alle questioni ambientali, in particolare allo sviluppo delle rinnovabili nel settore agricolo, ma anche a chi in agricoltura cerca di stare attento all'ambiente utilizzando processi più diciamo attenti alle questioni anche dei potenziali inquinamenti. Un altro elemento particolarmente significativo, e qui va il mio ringraziamento in particolare anche agli uffici che hanno garantito questo risultato, che questi 60 milioni di euro sono superiori alla cifra inizialmente assegnata alla provincia di Arezzo. Questo perché l'efficienza nell'istruzione delle pratiche, spesso si parla di pubblica amministrazione non efficiente, in questo caso abbiamo un esempio invece positivo, questa efficienza ha garantito che alla provincia di Arezzo arrivassero risorse aggiuntive rispetto a quello inizialmente stabilito. Un grazie quindi a tutti gli uffici e anche al mondo dell'agricoltura aretina, che ha saputo raccogliere le sfide e presentare progetti adeguati corrispondenti anche alle direttive dell'Unione Europea.